L'economia civile è una specie di cura omeopatica contro il mercato senza regole, una cura che non è per il futuro. Già oggi in Italia c'è una parte importante della nostra economia, la parte più competitiva, che è forte perché è più attenta alle ragioni della coesione, quindi i rapporti con i lavoratori, con le comunità, con il territorio, alle ragioni dell'ambiente. È l'unico strumento, se non vogliamo che uno sviluppo disordinato, senza punti fermi, guidato solo dal capitale e dallo sfruttamento delle risorse, ci condanni definitivamente al sottosviluppo e alla fine del sistema paese. Le banche del territorio, soprattutto quelle cooperative, cosa fanno? Raccolgono il risparmio e lo reinvestono esclusivamente nel territorio. La norma dice che il 95% minimo dei prestiti devono essere erogati a favore di imprese e famiglie. Questo cosa vuol dire? Che il risparmio generato in un territorio viene reinvestito creando occupazione e reddito in quel territorio. Questo è tipico della finanza mutualistica, che quindi è finanza civile. È l'economia che si costruisce rispettando le persone, rispettando l'ambiente, fare in modo che l'economia sia un processo non di esclusione ma di inclusione. È l'economia buona, quella che si autorigenera e che genera occasioni e speranze per tutti, proprio perché si basa sulla distribuzione di ciò che si produce e sul fatto che si rispettano e soprattutto si ha sempre le persone al centro.